Rassum, con la nostra ospitalità, sta facendo un lavoro meritorio per comunicare la cultura. Diciamo, dietro questa reggia, che ha una sua fisicità imponente, c'è una storia, c'è una storia delle arti, una storia dell'architettura, una storia del paesaggio, tutta questa storia va raccontata, va spiegata, va illustrata. E quindi il fatto che l'università affianchi alle sue funzioni tradizionali, che sono la ricerca e la didattica, un'azione anche divulgativa rivolta al grande pubblico, è una cosa meritoria. Noi, per quanto riguarda la reggia, noi oltre che essere un grande contenitore, dobbiamo essere una macchina che comunica, una macchina che trasmette cultura. Quindi è chiaro che l'alleanza fra noi e un'università orientata anche ai cittadini, al grande pubblico, è un'alleanza naturale. Dunque abbiamo approfittato dei 300 anni dalla nascita di Carlo per raccontare il periodo di Carlo, che appunto è fatto di tante discipline. Andremo avanti, ecco. Diciamo che ogni pretesto è buono per fare cultura e trasmetterla, quindi inventeremo tutti gli anniversari possibili e immaginabili pur di poter svolgere il nostro compito e avere una città più colta, più istruita, che passa più tempo a capire le ragioni della bellezza.